Hola, hola amici, buonasera. Email, non ci manco a cominciare, non ho manco cominciato già email. Babù. E allora, come vi avevo promesso, io le parole le mantengo sempre. Ho anticipato i tempi, ho lavorato duro, mi sono messo sotto. No, dai. Mi sono messo sotto e. Come si chiama? Periodico è chiuso, è finito, è pronto, è disponibile. E allora avanti tutti, tutti voi che mi avete scritto dopo la presentazione. Lo voglio, mi piace, è bello, mi servivo, lo aspettavo. Complimenti. Sono piaciuti i colori, anche se ancora non mi ci sono abituato. Sarò che forse io sono kitsch, non mi piacciono i colori più forti, più intensi, però vabbè, ho cambiato stile di grafica dopo tanti anni, vabbè. Vabbè, quindi il file è pronto, insomma, ora tutti coloro che mi hanno manifestato la loro intenzione di acquistarlo, insomma, sappiano che il file è pronto, lo possono richiedere già da subito dopo la pubblicazione. E in bocca al lupo, buone progressioni, buoni guadagni, buoni successi, buono tutto. E andiamola a vedere subito, non perdiamo tempo, va? Non perdiamo tempo, non perdiamo tempo. Eccolo qua, la home, bella, chiara, 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 chiara. Guardate, a me non è che dispiacciono i colori, però vi voglio dire una cosa, i colori chiari sugli schermi grossi, sui monitor grossi, voglio dire 30, 32 pollici, 28 pollici, che molti clienti hanno, e mo vi spiego perché io scelgo, cioè opto, fatemi fare l'intellettuale, quello che parla bene, opto per i colori più scuri, perché sui monitor grossi, grandi, no grossi, grandi, il colore chiaro spara fortissimo, ti abbronza. Ti fa abbronzatura permanente, cioè tu stai davanti al monitor, ti alzi, dopodiché ti trovi come se hai fatto un mese di vacanza. Sparano colori, sparano troppa luce. E allora io preferisco sempre i colori più scuri, perché in modo tale, insomma, che non ti tutta questa luce negli occhi. Però pare che molti di voi usino, insomma, dei portatili, dei computer più piccolini, dove invece c'è bisogno di più luce. Insomma, mettetevi d'accordo, io non lo so. Finirà che farò due versioni per ogni file, quello scuro con come fa Office, come fa Light e Dark, Light e Dark. Gente, voglio la versione Light, ma voglio la versione Dark, poi facciamo pure la versione senza zucchero, con pochi zuccheri. Guavo, e allora, periodiche è questo qua. Poi mi avete chiesto, ma santi di, insomma, io non lo so come devo fare, ma voi pensate che io sono Einstein, o su Excel, il signore Excel, come diceva Totò, la signora Rinascente. Pensate che sono il signore Excel. Cioè, io so fare poco, non vi impressionate, non mi sopravvalutate, io so fare poco con Excel. E non è per modestia, ma veramente. Mi avete chiesto, dice no, però è possibile averlo per iPad, iPad, per iPad, per iPhone, per lo smartphone, ma com'è possibile poter utilizzare questi fogli così complessi e così sui cellularini, sui cellulari? Ma vi volete rendere conto che un betting è una cosa seria, no? Che non si fa con cellulare, che non sia la scommessa a volo, Vincente, cioè Vincente, la scommessa da dover piazzare a volo, insomma, e vabbè, ci sta l'app, e ok, uso l'app, però, insomma, vi volete rendere conto che un betting va fatto con calma, a caso, studiando, guardando siti, guardando statistiche, guardando cose. Se magari ti faccio un periodico, te lo faccio sul come si chiama, sullo smartphone. E poi fate i fighetti tutti quanti con lo smartphone a scorrere periodico, cose, faccio appuntato, faccio.
Lo betting si fa a casa, si fa di sera, si fa di mattina presto, a capa fresca, ci si mette davanti, hanno un bello PC con un bel monitor e si guardano tutte le cose che bisogna guardare. WhatsApp, sì signore. Vabbè, veniamo al file, ah, basta. Basta che romanzino, basta che la saccenza e tutto. Ok, questa è la home dove si imposta come The Queen, si imposta tutto il percorso che andiamo a fare, che faremo e che vogliamo fare. E allora, cassa iniziale, cominciamo ad impostare la cassa iniziale, si mette la 500, anche se chi me l'ha richiesto voleva che inserissi, cioè sono dovuto partire da 500, vabbè, 100. Qua da valore e cose perché bisogna impostare il periodo, cioè per quanti periodi andiamo a giocare. E allora, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, sì. Allora, 100 euro, target 5%, questo è il target giornaliero che bisogna ottenere, cioè non giornaliero. Target per sessione che bisogna ottenere ogni sessione, appunto, con le 10, con massimo le 10 scommesse che sono previste per ogni sessione. Questo target ovviamente può essere modificato a piacimento, 6%, 7%, come vedete, va a finire che si fanno i cancelletti qua, perché due sono le cose. I cancelletti, andiamo a finire carcerato, tutto quanto. Dai, cancellette, sono altri cancellette, è meglio che non diciamo. O andiamo giù, 3% come ha chiesto il mio cliente, vabbè, questo qua va, è meglio, 3%, abbiamo dei, non ci stanno i cancellette, non c'è nulla, abbiamo cose più umane, bankroll, quindi praticamente lo sapete, ma lo dico così poi mi spari il posto, il bankroll è praticamente la percentuale che andiamo ad impegnare sulla nostra cassa iniziale, cioè abbiamo 100 euro, impegniamo il 10, il 10% significa che noi rischieremo 10 euro di questi 100 euro per le nostre puntate, 10 euro sempre sulla cassa disponibile, cioè quando questa qua diventerà 103 euro, per esempio con il 3%, va bene, scusate, adesso quella non manca mai. Il 10% aggira sui 103 euro, dopodiché saranno 109 sui 109 euro, ok? Quindi è sempre il 10% composto, quindi a crescere. Benissimo, abbiamo impostato i nostri periodi, ne abbiamo messi 5. Ripeto, questi periodi non significa, anche se qua da marzo a luglio lo dà come spazio temporale, cioè dice vabbè, se cominci a marzo, probabilmente, insomma, se te ne vai piano piano, calmo calmo, senza correre, senza fare in fretta, senza, con tutta la calma possibile, massimo arriverai a fine luglio a completare sto programma. Però i 5 periodi possono essere chiusi anche in 5 settimane, pure, che ne so, in 2 mesi, insomma, sono 5 periodi, vabbè, giusto per distinguere. Ma mi segno l'orario, vedi chi è che ha mandato l'email, a questo non rispondo proprio. E allora, quindi nei 5 mesi, nei 5 periodi, insomma, potete fare quello che volete, impostate. Questo qua serve solo per i periodi, servono solo per creare gli step periodici e determinare più o meno, insomma, in un lasso di tempo, in un periodo, a quanto arriveremo, che cosa otterremo, che cosa saranno i nostri profitti, quali saranno i nostri profitti. Va bene. Quindi, insomma, c'è tutta la libertà di poter giocare nei tempi che abbiamo, con le disponibilità di tempo che abbiamo, insomma, con la volontà, se la moglie ci fa stare in grazia di Dio, se i figli non danno fastidio, ma boh, se stiamo in pace possiamo fare tutto quello che vogliamo. In quei tempi ci andiamo a fare le nostre scommesse. E raggiungiamo i 5 periodi e probabilmente raggiungeremo anche gli obiettivi che ci siamo prefissati.
Quindi qua impostiamo i mesi, che ripeto possono arrivare fino a 12, quindi 8, 9, 10, 11 e 12, va bene? Quindi un massimo di 12. Chiamiamoci a 5, tanto per. Vabbè, quindi marzo-luglio, totale profitto qui sarà mano a mano aggiornato che andremo a fare le scommesse e la resa anch'essa sarà aggiornata man mano. Qua c'è il grafico che si comporrà man mano che la cassa effettivamente diventerà, andrà in movimento, cioè comincerà ad assumere dei valori diversi da quella iniziale. Questi qua, ve li ricordate, sono i 12 bottoni per aprire le schede di ogni periodo, periodo 1, periodo 2, P2, la bella P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8. P9, P10, P11, P12. Poi c'è il bottone del diario che vi porta al diario dove secondo me sarebbe bene se ad ogni scommessa che fate andate ad inserire la scommessa, andate ad inserire le note, insomma tutto quello che... perché poi sarà una buona statistica da fare a periodo finito o anche durante i periodi. Vabbè, quindi impostata la parte iniziale, insomma, come vedete, ci dice che con 100 euro dovremmo arrivare ad ottenere 9.725,84 euro, con un profitto finale di 9,6, per cui un profitto mensile distribuito ovviamente nei 5 periodi di 1.925. E vabbè, e fin qui ci siamo, è tutto bello, è tutto teorico ed è tutto possibile. Che tanto basta agire qua, cambiare i valori qua e tutto è possibile. Ma andiamo a vedere quello che in effetti bisogna fare. P1, ecco qua, la scheda del mese, del periodo a forza su mese, del periodo. Cassa iniziale del periodo 100 euro, target 3 euro, cassa prevista a fine delle 30 sessioni, cioè questi valori qua sono sempre rapportati a 30 sessioni. Ok? Mo se queste 30 sessioni le fate in 5 giorni, in 6 giorni, in 7 giorni, capacità vostra e bontà vostra. Quindi praticamente, vedete, 249,80 la cassa mensile, quindi con un profitto di 149. Sti 149 qua probabilmente dovranno essere fatti in 30 sessioni, cioè il file li considera in 30 sessioni, ma non è così perché si possono fare anche in 10, 15, va bene? Andiamo a vedere. Quindi abbiamo le 30 sessioni, con il 3% giornaliero composto, si arriva a 242 più 7 l'ultimo target, profitto target. Va bene, andiamo a 249,80 per un profitto previsto di 149,80, un bankroll del 10% e qua poi man mano si aggiornano, tutti questi valori qua si aggiorneranno man mano che giochiamo. Come anche ogni riga qua, vedete? Ogni riga si aggiornerà ogni volta che cambiamo sessione, cioè abbiamo completato con le 10 scommesse, 3, 4 delle 10, insomma. Delle 10 scommesse previste, l'abbiamo completata, abbiamo completato la prima sessione, va bene, con la maschera delle scommesse per sessione. Torniamo qua, clicchiamo su sessione 2, quindi questa riga qua della prima sessione si aggiornerà con tutti i dati e la maschera delle 10 scommesse si sarà azzerata e sarà pronta per cominciare a giocare la seconda sessione. Ma andiamo a vedere. Allora, andiamo a partire. Tanto tutti gli altri fogli sono tutti quanti uguali. 100 euro, insomma, dobbiamo arrivare a 2,49, ma il primo step, la prima sessione, chiede che si facciano 3 euro di profitto con 10 euro di cassa. Allora, 3 euro, step 1, sessione 1, 3 euro, 10 euro, cassa disponibile 100, bancarolo 10, target 3%. Presa sessione ancora dobbiamo cominciare. Aggio nel caso che facciamo exchange lo dobbiamo impostare. Che vi ripeto, questo qua lo possiamo fare, lo possiamo utilizzare periodico
è specializzato, cioè è stato creato per l'Exchange, per gestire l'Exchange e quant'altro. Però, insomma, basta mettere 0% qui nei Nagio e qui in Exchange utilizzare solo il punta e quindi praticamente stiamo giocando sui book tradizionali. Poi voglio chiarire una cosa molto importante, fate attenzione qui, molto importante, fate attenzione qui, molto importante. Sottolinei e fermatevi, ascoltatemi un attimo, mettete la cuffia, mettete la cuffia, ok. Periodico nella sequenza delle 10 scommesse, queste qua delle sessioni, vedrete che non sono state considerate eventuali puntate di recupero. Cioè, nel senso, se la scommessa precedente risulta persa, la puntata successiva, va bene? Va sempre a bankroll fisso, cioè sempre 10% della cassa. Ok? Non fa calcoli di recupero per poter recuperare, aumenta le giocate, aumenta la quota, quello che è. Resta tutto qua, va solo a bankroll, quindi è a bankroll fisso, che però voi potete eventualmente modificare qui nella colonna del rischio manuale, però non è previsto, non ci sta, non è proprio considerata nessuna forma di calcolo di recupero. Perché? Perché se io metto 100 euro, 1000 euro, 500 euro, quello che sia, per questo progetto e dovessero azzerarsi, si riparte eventualmente con una nuova progressione, già volontà di continuare cioè a inizializzare una nuova progressione. Ma finiti 100 euro, sono finiti 100 euro, basta, è inutile che stiamo là a fare recuperi, recuperini, aumentare le quote, abbassare, tanto i periodi sono lunghi, i profitti eventualmente sono alti, per cui anche se non si raggiunge quel famoso come inquilino, non si raggiunge quel famoso profitto finale previsto, ma se ne aggiunge una parte, una metà, tre quarti, quello che sia, è sempre un successo, è sempre un successo, sono sempre soldi in più. L'importante è che non si perda più di quello che è stato inizialmente dedicato a questo progetto. Quello è, punto, basta. Ok? Quindi poi non mi chiedete, insomma, può fare un recupero, perché poi se perdi non perdi niente. Quando perdi vai avanti così come è stato impostato il file, perché penso che sia la migliore cosa. Ok, 100, importo bet 10 euro. Qua abbiamo tutta la possibilità di poter fare quello che vogliamo, perché ecco, per esempio, un esempio: dovremmo giocare 10 euro subito, dobbiamo sempre ottenere 3 euro, e quindi abbiamo 10 scommesse, quindi praticamente stiamo parlando che dovremmo fare 30 centesimi di utile a scommessa. Però facciamo che ne occupiamo, vogliamo fare la prima scommessa di 3 euro, quindi abbiamo 10 euro, giochiamo il 30% di questi 10 euro, va bene? Quindi il rischio bet passa da 10 a 3, Exchange, che abbiamo fatto punta, punta, ok, quota 1 e 18, no? Vabbè, cash out non l'abbiamo fatto, saldo viene fuori nel momento in cui inseriamo la lettera V o P qui nella colonna esito. Benissimo. Allora, già si sta muovendo qualcosa. Una scommessa, una vincente, 100%, 0,51% di resa della sessione sulla cassa che abbiamo, cioè sui 100 euro. Mentre invece abbiamo, aspetta, 51, 10,05. Dice 51, quindi 0,51, bankroll 9,95. Ah sì, ok, vabbè. Poi qua dice next step, cioè io ho fatto sto fatto qua, ho aggiunto sto fatto qua per eventualmente darvi un orientamento su quello che potrebbe essere la prossima puntata. Abbiamo fatto questa puntata di 0,51, abbiamo vinto 0,51, dobbiamo ottenere 3 euro, per cui ce ne mancano 2,49. Dovremmo eventualmente giocare 10 euro, va bene? Questi qua, perché sono arrotondati, che dice 0,5 non li possiamo giocare.
10 euro, ci dice che lo possiamo ottenere a suo profitto che ci manca, eventualmente puntando a i 10 euro a 1,25 oppure facendo un banca da 5 euro. Va bene? E vediamo perché. Perché se mettiamo per esempio banca da 5 euro, detta quota 502, e mettiamo quota 510, tanto per dire, va bene? E l'abbiamo vinta. Vedete, siamo arrivati a 102,83, cioè siamo più o meno lì, ok? Poi abbiamo, chi ci manca? 0,17, vabbè, 1,02, mettiamo 1,02, punta. 1,02, vinto. Ecco qua. Allora, vi ricordate, qua c'era il fatto che vi disse che avrei messo il segnalatore, quindi target ok, è stato raggiunto il target, abbiamo fatto 3,02, quindi abbiamo ora la cassa che è 10,30, la cassa giornaliera, 10,30, la cassa totale è passata a 103,02, questo non ci serve, questo non ci serve, il 3,02 l'abbiamo raggiunto con la sessione, 3 scommesse giocate, 3 vinte, 100% di strike, tutto a posto. Qua sotto ci riporta quote medie 1,10 per il punta, 5,10 per il banca. Ovviamente sono solo 3 scommesse, quindi vabbè. La migliore performance è stata di 2,32, praticamente il banca. Il miglior cash out non c'è stato perché non l'abbiamo fatto. 3 step sono positivi, 0 negativi. La peggiore performance è 0,19, che poi in effetti è comunque un profitto. Il peggior cash out non c'è stato e abbiamo fatto due bet, due scommesse punta e una banca. A questo punto qua dobbiamo memorizzare i dati, vi ricordate? Memorizziamo i dati, ok? La maschera si cancella, si azzera e si prepara per la seconda sessione. Andiamo sopra, passiamo alla seconda sessione e aggiorniamo la prima. Vedete? 100, 302, 302, target ok, 002 di margine positivo, cioè di differenza positiva. 3 bet eseguite. Qua abbiamo 3 bet giocate, 3 vinte, 0 perse. La miglior sessione è stata di 302 perché una sola. Qua 0302, abbiamo tutto aggiornato. Per cui la prossima sessione ci dice che dovremo raggiungere 106 e 11 come cassa, cioè da 103 e 02 dovrà passare a 106 e 11, per cui dovremo ottenere 309 di profitto. Va bene? Per cui andiamo giù di nuovo alla seconda sessione. Facciamo pure questa qua, giusto per alimentare i grafici di là che poi vi devo far vedere. E allora, mettiamo per esempio qua, abbiamo giocato, mettiamo 40%, 4 euro, a quota c'è cioè, un bel multicollo 2,6 a 1,28, e già avremmo dovuto raggiungere una buona parte, mancano 2 euro, facciamo un bel banca, pure qua, banca, a 5 a 6, a 5,80, 5,80. Vinto. Poi che manca? Manca 0,5, vabbè. Mettiamolo là, giusto per punta 1,02, giusto per avere il target ok. Ecco qua, target ok, memorizza dati, tanto è inutile che vi ripeto tutto, avete visto, si è aggiornato tutto. Memorizza dati, tabella periodo, sessione 3. Ecco qua, si è aggiornata pure questa, 106,25, margine di 0,14 in più, 6,25 qua è il rendimento in corso, tutto a posto, 6 scommesse, 6 vincenti, miglior sessione è 3,23 che è la seconda, ovviamente, peggiore è la 3,02 perché è la prima, insomma è inferiore a 3,23. Benissimo, queste freccette qua ci spostano
al foglio precedente e al foglio successivo, quindi al periodo successivo e al periodo precedente. Ok? Per navigare tra le schede periodiche. E poi abbiamo i grafici. I grafici, vi ricordo che ogni periodo dall'1 al 12 ha i suoi grafici specifici. Ok? Quindi andiamo a vedere questi qua, abbiamo fatto solo due però di sessioni, insomma i grafici non saranno proprio, esatto, non saranno, non sono proprio molto movimentati, voglio dire. Però comunque abbiamo il grafico della cassa sessioni giornaliere, insomma come si è spostata man mano, quindi dai 100, 103, 106, profitto sessioni giornaliere, i 3 e i 3,25, 3,20, qua 3,25. Scommesse sessioni giornalieri, quante ne abbiamo fatte per ogni sessione? Quindi ne abbiamo fatte 3 la prima sessione e 3 pure la seconda, e 3 pure la seconda. Di queste 3 qua, per entrambe le sessioni, qua abbiamo la distribuzione, sono state fatte 2 con il punta e 1 con il banca alla prima sessione e 2 con il punta e 1 con il banca pure alla seconda sessione. Poi ho aggiunto queste statistiche qua del periodo, scommesse totali 6, totali vinte 6, perse 0, strike 100%. Sono state fatte 4 scommesse punta e tutte e 4 vinte con lo strike del 100%. La quota media punta è stata di 1,13, la quota minima punta è stata 1,02, la quota massima è stata 1,28 e così anche per il banca 2 scommesse banca, tutte e due vinte 100%, la media quota è stata 5,45, la minima 5,10, la massima 5,80. E questi saranno i 12 grafici, grafici dei periodi, dei 12 periodi. Vabbè, quindi ogni periodo avrà il suo riassunto grafico e le sue statistiche per quanto riguarda i quote e per quanto riguarda le quote, appunto, le scommesse vinte, perse e quant'altro. Vabbè, questo è il bottone che riporta sempre alla 1 e questo vi fa tornare al periodo di riferimento. Che facciamo? Andiamo avanti? No, se nuovo video è 20, 30 minuti, 40 minuti, 50 minuti, insomma, questo è l'andamento. Però che cosa succede nel frattempo? Come vedete, torniamo alla 1. Vedete che qua i profitti si sono aggiornati, il profitto qua è aggiornato, il grafico qua si è cominciato a muovere e questi valori qua ovviamente cambiano in virtù di quello che succede periodo per periodo. Vedete, difatti mostra 4.136 perché non abbiamo ancora raggiunto i famosi 2,49 che dovevamo raggiungere. Va buono? Quindi questo è quanto, insomma, qua abbiamo il rapportino di tutte le bet giocate e vinte, perse e vinte, le migliori sessioni, insomma, vabbè, tutta questa roba qua già la conoscete. Andiamo a vedere il DA. E questo qua, insomma, ci ho aggiunto le statistiche che già ve le ho fatte vedere. E qua vi ripeto, sarebbe bene annotare tutto quello che fate, perché poi un domani possiamo farci delle statistiche. Va bene? Vedere i punti, vedere i banca, vedere i profitti, insomma, quello che potremmo poi eventualmente tirar fuori come statistiche. Però siccome questa è una tabella, inserendo i filtri, vedete, io l'ho fatto qua, però in effetti quello si fa nella scheda dati, filtro, va bene, lo togliete e lo mettete, vado a gate e lo mettete, vabbè, poi si può anche mettere da qua, dalla scheda home, ordina e filtra, filtrino qua, eccolo qua, avete visto, come appare, eccolo qua, lo togliamo, vabbè, e quindi con questo filtro, eventualmente i filtri che appaiono qua, insomma molti di voi già lo sanno, potete fare tutte le verifiche, cioè tutte le verifiche, tutte le ricerche per data, per periodi, per banche, per punta, banca, vabbè.
profitto più alto, perdita più alta, con soli quei filtri là. Vabbè. Quindi, intanto, nel frattempo si è attivata anche il periodo 2, vedete, la cassa del periodo 2, che riporta sempre, riporterà sempre quella là del primo periodo, cioè del periodo precedente, della chiusura del periodo precedente, compresi, cioè, ovviamente con i depositi e prelievi aggiunti o tolti, insomma, quindi quella che sarà la cassa netta che resterà del periodo precedente sarà la cassa di partenza del periodo successivo. Ok? Bellezza, come dicono i brasiliani, bellezza. Bellezza. Ok, quindi poi a questo punto qua andate sempre avanti con le vostre sessioni, con le scommesse. Insomma, io ho visto pure che, francamente, insomma, non è così, con questi parametri iniziali, questi qua, insomma, 100, 3%, 10%, ma pure 5%, scendete. Insomma, non è così difficile poi fare le scommesse, insomma, che andrei più sul bancherei, che ne so, i risultati esatti 0-0, bancherei qualche risultato esatto anche a quota alta, ma come non importa, insomma, avendo più disponibilità di cassa man mano nelle sessioni e nei periodi successivi. E nei vari test che ho fatto, insomma, man mano che facevo i fogli e dovevo testare le schede scommesse, insomma, ho visto che si raggiungono facilmente i target giornalieri sono del 3%, quindi praticamente è bassissimo. Quindi uno si può anche lanciare in una progressione del genere e farla con tutta la comodità, e probabilmente certi traguardi si raggiungeranno, insomma, con le giuste scommesse. Quindi, ripeto, fate più, secondo me fate più banca che punta, insomma. Scegliendo il banca giusto, insomma, un banca over 0,5 dopo 2-3 minuti, 4 minuti che è cominciata la partita, 10 minuti che è cominciata la partita. Insomma, c'è stata da fare con il banca, con l'exchange, il punta, insomma, il 3% è un target irrisorio, facilmente ottenibile, insomma. 10 euro, fare 3 euro, insomma, ma io mi faccio giocata a 1,30, non la fate, giocate, ne avete 10, fatene 2, 3, 4, scendete la quota, oppure l'exchange, mettete un exchange un poco più alto, un exchange, un banca un poco più alto, insomma, ne so, 10,50 di uno 0,0, vediamo un po' che ci dà, abbiamo fatto 1 euro dei 3. Facciamo tre pareggi, 0-0, andiamo a banca, dice 50, facciamo la quota uguale a tutte per comodità, e banca 9,80, no? 9,80, quando manca? 19 centesimo, diciamo punta 1,02, 1,03, insomma è abbastanza facile, voglio dire, raggiungere le quote, non sono chissà quali quote dobbiamo cercare, quali cose, quote dobbiamo andare a inventarci, o insomma, per me, io credo che comunque si possa facilmente fare quello che raggiungere quello che si deve raggiungere. Non ho capito perché sti grafici vogliono fare di testa loro. Ma per esempio, guardate, questo qua è diventato giallo, doveva essere rosa. Questo qua è diventato verde, doveva essere marroncino. Non ho capito perché non stanno mantenendo i colori. Sto fatto qua, secondo me, siccome sono 12 fogli, mi porterà eventualmente a ritardare un po' con le consegne, però non capisco perché fa sto fatto qua che non mantiene i colori. Vabbè, comunque, questo è quanto.
Cari amici miei, questo è periodico, penso che sia un bel file veramente. Ve lo potete gestire come volete, con bookmaker tradizionali, con Exchange. Vi ricordo però, già ve lo dissi l'altra volta, però, se fate la sessione è tutta Exchange o è tutta tradizionale, perché nel momento in cui andate a togliere il 5% da qua per fare sui book tradizionali e fare solo punta, e mettete 0, poi dovete fare solo punta e su book tradizionale. Se invece fate la sessione Exchange con l'aggio, deve essere tutto Exchange. Ok? Oppure fate il punta, però fate la puntata su book tradizionale, vabbè, però non lo so, a quel punto lì poi la cassa di qua, la cassa di là, vabbè, comunque. Insomma, so che molti di voi magistrano e sanno organizzarsi. Come fare e come voler fare, perché poi dopo, quando mi mandate i file, vedo delle cose assurde sui file, ma comunque li fate e vi trovate nel vostro disordine e vabbè. Ok, quindi penso che non c'è più nulla da dire. Se vi piace, fatevi avanti, sapete come fare per richiederlo. Il file è pronto, ma vedo un posto fatto dei grafici, se lo riesco a sistemare, se no tutto sommato, insomma, non è che lo lasciamo con i colori che produce da solo, visto che a Alice ci piace così, forse, che ne so, fa di testa sua, cioè sto Excel ogni tanto. Vabbè, quindi io sono pronto. Voi? Un abbraccio a tutti quanti. Ciao amici miei, ciao, vi aspetto, ciao.